Bentrovati a Provincia di Varese in Forma, pagina dedicata allo sport. Il Congresso delle Nazioni, riunitosi nel campo di regata di Montemoro Oveio in Portogallo per la rassegna Remiera Continentale 2010, ha assegnato l'edizione 2012 degli Europei di canottaggio a Varese. La candidatura varesina, avanzata dalla Canottieri Varese, era supportata, come ha commentato il presidente federale Enrico Gandola, dalla validità tecnica e logistica della nostra proposta, oltre che dall'impegno del comitato organizzatore delle istituzioni. Ma sentiamo qualche commento anche dal presidente della provincia di Varese, Dario Galli. In questi due anni lavoreremo in maniera molto intensa, molto seria, per preparare al meglio i campi di gara e tutti gli avvenimenti di contorno, oltre che l'organizzazione nel suo contesto, perché oltre che diciamo proprio fare bella figura nei giorni della manifestazione vera e propria, l'obiettivo finale è comunque quello di promuovere il territorio anche con queste iniziative e di far assumere nell'immaginario collettivo al di fuori della nostra provincia l'idea di Varese come un territorio capace di organizzare grandi eventi e soprattutto un territorio capace di dare moltissimo a tutti quelli che vengono a visitarlo. E ancora sport, podismo ed end bike, domenica 3 ottobre, prima edizione del Giro del Lago di Varese in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. Si tratta di una corsa podistica patrocinata dalla provincia di Varese, omologata FIDAL ed inserita nel calendario provinciale di Varese. Partenza e arrivo alla Schiranna per i 25 km di periplo del lago sulle strade dei Mondiali di Ciclismo 2008. Ulteriori dettagli sul sito www.ilgirodellagodivarese.com. Ed ora un'intervista all'assessore allo sport Giuseppe De Bernardi Martignoni. Anche questa volta abbiamo la possibilità di sostenere, di dare ancora maggior visibilità allo sport disabili, che devo dire nella nostra provincia, nelle diverse discipline, a tantissimi medagliati. Noi abbiamo dei testimoni come Fabrizio Macchi, Misiti e tanti altri che si stanno impegnando per la nostra provincia per raggiungere dei grandi risultati a livello mondiale. Voltiamo pagina e parliamo di sicurezza. Al via la formazione obbligatoria per gli osservatori volontari della sicurezza, 10 donne e 60 uomini hanno aderito al progetto contemplato dal decreto Maroni. 7 lezioni vedranno coinvolte tutte le forze di sicurezza del territorio, che metteranno a disposizione le proprie competenze per formare al meglio i 70 volontari, 8 i comuni coinvolti: Varese, Morazzone, Bugugiate, Cocco Trevisago, Gazza d'Aschianno, Vedanolona, Venegono Superiore e Albizzate. Ed ora la parola al presidente Galli. È un servizio veramente di volontariato a disposizione della collettività, che ha come finalità ultima quella semplicemente di rendere più controllato il territorio nel suo insieme. Quindi un particolare ringraziamento ovviamente a questo primo gruppo di volontari, e anche qui diciamo la soddisfazione di essere la prima provincia in Italia ad essere partiti in questa iniziativa. 41 appuntamenti da settembre a novembre tra Varese e provincia, Milano e Lugano per la 22esima edizione del Chiara, sempre più ricca di novità, tra le quali la consegna del premio Falcone Borsellino dell'Università Luc di Castellanza al ministro dell'Interno Roberto Maroni, in programma venerdì 29 ottobre alle 21 a Villa Recalcati. Durante la serata, dal titolo Cosa Nostra, l'impegno nella lotta alla mafia, che verrà condotta dal criminologo Massimo Picozzi. I dettagli sui singoli appuntamenti sono sul sito del Festival del Racconto e su quello della provincia. Un premio Chiara davvero sempre più ampio. Ormai la definizione premio Chiara Festival del Racconto sta diventando quasi riduttiva, perché il premio Chiara va a toccare a 360 gradi tutto quello che è l'ambiente culturale della nostra provincia. E quest'anno poi si è arricchito anche con delle novità, per cui abbiamo per esempio il premio per i racconti inediti, quest'anno che entra per la prima volta nel premio Chiara. Si riconfermano poi gli appuntamenti del Chiara Giovani e chiaramente il premio Chiara in sé per sé. Per concludere parliamo di Dipu e dell'attività che continua con la Stramba Barca Ecologica, sponsorizzata da Provincia di Varese, che conduce appassionati e non alla scoperta tutta sostenibile dei più suggestivi paesaggi lacustri del territorio.
e in occasione di Euro Bird Watch 2010, per promuovere il birdwatching e l'attenzione verso il mondo degli uccelli e delle migrazioni, organizza domenica 3 ottobre alla Palude Brabbia una visita alla stazione ornitologica della palude stessa in compagnia di esperti che mostreranno da vicino i tanti uccelli migratori in rotta per l'Africa. Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito di Lipu. I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it.